Un vero e proprio scontro diretto, turno infrasettimanale denso di significati per il Pescara che domani alle 18 giocherà sul campo del Benevento che con una gara in meno ha anche un punto in meno del Delfino. Scontro diretto perché la classifica dice questo e partite come quelle del Vigorito aiuteranno a capire se questo Pescara ha la forza di poter lottare fino all'ultima giornata per la promozione diretta in Serie A oppure no. Obiettivo dichiarato proprio del Benevento, la squadra di Beppi Pillon ha ripreso a marciare a pieno regime vincendo in fotocopia le partite con Crotone e Padova, subito due gol e poi difesa inviolata, anche se non senza sofferenze. A proposito di difesa, domani non ci sarà Ugo Campagnaro, uscito a inizio ripresa contro il Padova, con Del Grosso ancora indisponibile sarà il rientrante Balzano a occupare la corsia mancina, Ciofani a destra mentre Gravion tornerà a comporre la coppia centrale con l'ex Scognamiglio. In mediana, ballottaggio tra Crecco e Melegoni, con l'ex laziale favorito. Pochi dubbi sugli altri, Brugman e Memuscià in mediana e Marras alle spalle del bomber Mancuso e di Monachello. Questa mattina la squadra si è ritrovata al Poggio, dove ha sostenuto la seduta di rifinitura. Nel pomeriggio la partenza verso Benevento, una partita per la quale il portiere Vincenzo Fiorillo indica la via. Sì, è una squadra che per la Serie B è una corazzata, era partita male. E adesso ha ripreso terreno, la Serie B è fatta di questi momenti di alti e bassi, se chi ha più equilibrio nel far durare i momenti negativi il meno possibile riesce sempre a rimanere agganciato alle parti alte come stiamo facendo noi. Di sicuro andremo lì senza paura e proveremo a fare un'impresa. Il Benevento è in un buon momento e sta risalendo la classifica, anche se a Foggia ha sprecato un'opportunità, essendo a un certo punto in vantaggio di un gol e di un uomo, ma alla fine si è dovuto accontentare di un punto. I Sanniti non perdono da 9 gare e in questo intervallo di partite hanno collezionato 19 punti, più di 2 a gara. L'ex Cristian Bucchi dovrà rinunciare allo squalificato in Prota e all'infortunato Di Chiara, ma ritroverà Volta, Antei e Letizia. Direzione di gara affidata a Marini di Roma 1, assistenti Grossi e Mastrodonato.